Una buona giornata dalla nostra redazione, bentrovati. Prima edizione del TG6, nostro telegiornale che si apre con un fatto di sangue accaduto in provincia di Chieti. Una donna di 69 anni è stata uccisa questa mattina nel centro storico di Bucchianico. I carabinieri hanno arrestato il figlio che, stando alle prime informazioni trapelate, sarebbe l'autore dell'omicidio. Il servizio di Stefano Buda. Tragedia questa mattina a Bucchianico, dove una donna di 69 anni è stata assassinata. L'omicidio è avvenuto nel centro storico del paese, più precisamente nel vicolo di Strada Cappellina San Camillo. La vittima è stata accoltellata e il suo corpo è stato rinvenuto in una pozza di sangue sul selciato. I carabinieri, subito accorsi sul posto, hanno transennato la scena del delitto e arrestato il figlio cinquantenne della donna. Sulla base delle prime informazioni trapelate, infatti, sarebbe stato l'uomo al culmine di una lite ad uccidere la madre. Il presunto omicida è stato accompagnato in ospedale, dove ora è piantonato dai carabinieri. Gli operatori del 118, giunti sul posto con due ambulanze, hanno provato a salvare la vita della donna, ma le operazioni di soccorso non hanno sortito effetto e la vittima è deceduta. Il medico legale, Cristian Dovidio, ha effettuato i primi rilievi alla presenza del sostituto procuratore Giancarlo Ciani. Bucchianico torna dunque sotto i riflettori per una tragica vicenda di cronaca a soli 3 mesi di distanza da un caso che sembrerebbe presentare alcune analogie. L'8 luglio scorso, infatti, nella cittadina della provincia di Chieti, un ragazzino di 15 anni, in seguito ad un rimprovero per l'eccessivo uso del cellulare, ingaggiò una violenta lite con il nonno che si concluse con l'omicidio dell'anziano. Ancora cronaca: in un capannone in disuso del nucleo industriale di Sant'Atto di Teramo sono state rinvenute tonnellate di rifiuti abusivi. Una vera e propria discarica a due passi dal fiume Tordino. Il materiale stoccato e abbandonato risulta essere di dubbia provenienza e consistenza. Indagano le forze dell'ordine. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Una quantità considerevole di rifiuti, di natura non ancora ben accertata, è stata rinvenuta all'interno e all'esterno di un capannone abbandonato nel nucleo industriale di Sant'Atto a Teramo. I carabinieri hanno fatto un sopralluogo e avviato le indagini. A vederla si tratta di una vera e propria discarica abusiva, pericolosamente vicino al fiume Tordino, con tonnellate di rifiuti che potrebbero anche essere tossici, provenire da fuori provincia o addirittura da regioni limitrofe. Le forze dell'ordine indagano e c'è sconcerto ai vertici della TEAM, la municipalizzata che si occupa dello smaltimento dei rifiuti urbani per il comune di Teramo. Chi smaltirà ora tutta quella quantità di immondizia di dubbia consistenza e provenienza? A mente non ricordo nulla che sia così d'impatto e che io ricordi sia avvenuto a Teramo. Che tipo di rifiuti sono? No, noi siamo sulla notizia, nel senso che è stato rilevato questo tipo di problema. Ci siamo recati sul luogo, però gli inquirenti molto probabilmente dovranno fare tutta una serie di accertamenti. Noi siamo chiamati in quanto ci occupiamo di igiene e ritengo che saremo chiamati anche a svolgere delle verifiche. Ad oggi l'unica notizia che posso darvi è che c'è un riscontro visivo di una importante discarica. Dopo il crollo della discarica La Torre nel 2006, il comune di Teramo non dispone più di un proprio sito dove conferire rifiuti. Creare nuovi impianti per la trasformazione dell'indifferenziato e un biodigestore per l'organico diventa una priorità per la comunità teramana, che cercherà di cogliere l'occasione propizia col PNRR. Nelle province abruzzesi troviamo degli impianti, nella provincia di Teramo sono pochi e non a servizio del pubblico. Noi abbiamo fatto la richiesta al PNRR, ci impegneremo affinché questa richiesta possa essere valutata nel migliore dei modi, ma il nostro allarme è questo: nella provincia di Teramo mancano gli impianti affinché il lavoro svolto, che è quello della raccolta differenziata, possa avere il suo terminale. Oggi come oggi noi facciamo una percentuale anche importante, differenziata, ma poi perdiamo tutto nel trasferire questi rifiuti in impianti che non sono a pochi chilometri. Esiste il principio di prossimità ed è a quello che dobbiamo puntare.
Torniamo in provincia di Chieti e restiamo sempre alla cronaca perché due piantagioni di cannabis sono state rinvenute dalla Guardia di Finanza del capoluogo teatino in un'area boschiva compresa tra i territori comunali di Miglianico e Tollo. Ora le fiamme gialle danno la caccia ai responsabili delle coltivazioni illecite. Andrea Costantini. Due coltivazioni illecite di canapa indiana sono state individuate dalla Guardia di Finanza di Chieti, che ha sequestrato 25 kg di marijuana. Il terreno interessato si trova all'interno di una folta area boschiva tra i comuni di Miglianico e Tollo, raggiungibile solo a piedi o con mezzi agricoli attraverso una stradina interpoderale. Un'operazione non semplice, poiché le due coltivazioni, oltre che difficilmente accessibili, erano anche occultate nella vegetazione ed è stata resa possibile dalle perlustrazioni del terreno effettuate dal gruppo di Chieti e l'ausilio delle rilevazioni dall'alto svolte dalla sezione aerea della Guardia di Finanza di Pescara. Anche grazie all'utilizzo di apparati tecnologici di osservazione forniti in occasione dai carabinieri forestali di Chieti, le fiamme gialle sono riuscite a individuare le vie d'accesso alle aree adibite alla coltivazione di 45 piante di varie dimensioni che hanno anche superato l'altezza dei 2 metri. La ricognizione dell'area ha anche permesso di rinvenire un impianto di irrigazione e svariati attrezzi da lavoro utilizzati per l'attività illecita. I finanzieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Chieti, hanno effettuato le operazioni di catalogazione sul terreno e quindi proceduto a estirpare e sequestrare le piante, per un totale di 25 kg, giunte a quasi completa maturazione e quindi pronte per la raccolta delle infiorescenze. Le successive analisi chimiche hanno confermato la presenza di un principio attivo superiore ai limiti di legge ammessi. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, guidato dal colonnello Michele Iadarola, sta portando avanti le indagini per individuare i responsabili della coltivazione delle due piantagioni che, viste le dimensioni, non erano certamente destinate ad uso personale. L'immissione nel mercato della sostanza stupefacente ricavata dopo l'opportuno trattamento avrebbe generato profitti illeciti sino a 150.000 euro. E ora ci spostiamo a Pescara perché sono accesi da sabato scorso, ma i nuovi T-RED installati nel capoluogo adriatico per il momento non possono evidenziare infrazioni. Il comune, come conferma il vice sindaco Gianni Santilli, è infatti in attesa dei collaudi prima di comunicare l'entrata in funzione. Stefano Recanati. Mancano solo alcuni giorni, poi ci sarà questa ordinanza e l'entrata a piena funzione dei nuovi T-RED sulla città di Pescara, che finora funzionano ma solo per sanzionare chi attraversa col semaforo rosso. Come di regola, chi passa il semaforo con il rosso è sanzionato, però per quel che riguarda tutta la procedura per attivare i T-RED stiamo aspettando la documentazione da parte degli uffici per renderli efficaci tutti quanti, in quanto dobbiamo sistemare ancora la segnaletica, appena sistemato quello saranno attivati. E una volta attivati quali saranno le sanzioni che metteranno questi T-RED? Allora, le sanzioni saranno quelle che prevede il codice della strada, dal minimo di 166 euro fino a 660 euro che se ci saranno gli attraversamenti di notte. Però una cosa che teniamo in modo particolare noi come amministrazione di Pescara a far capire alla gente che non è per una questione di cassa ma per una questione di sicurezza. Noi dobbiamo attivare questi semafori perché dobbiamo scovare le persone che non rispettano le regole. Quindi penso che nessuno si opponga a una contravvenzione se uno attraversa il semaforo con il rosso. Tra le sanzioni c'è sicuramente anche quella dell'assicurazione e anche quella del mancato pagamento del bollo? Assolutamente sì, il bollo non è più una nostra competenza, ma la cosa più importante è che chi fa questa sanzione, nel frattempo la Polizia Municipale attiva anche la procedura per controllare se le macchine sono assicurate e se hanno effettuato la revisione. Ci sarà un'uscita ufficiale da parte del Comune per l'attivazione proprio a pieno di questi T-RED? Appena gli uffici ci daranno l'ok, faremo una comunicazione in modo che la popolazione sarà messa a conoscenza. E noi restiamo ancora a Pescara perché i consiglieri regionali e comunali proprio del capoluogo adriatico tornano a parlare della situazione dell'ex FEA sita sulla riviera della città, parlando di stallo preoccupante, chiamando in causa la regione ma anche il comune.
Blasioli, capitolo ex FEA, la scorsa estate avevate fatto una conferenza stampa per denunciare l'immobilismo delle istituzioni, sono passati alcuni mesi e ieri avete presentato un'interpellanza in regione. Un'interpellanza a cui ha risposto l'assessore all'ambiente della Giunta Marsiglio dicendoci quello che ci aspettavamo, che tutto quanto fermo, sono passati 17 mesi da quando la società concessionaria dell'ex FEA sul lungomare di Pescara ha scoperto le prime concentrazioni di inquinamento sopra soglia e a distanza di 17 mesi la Regione Abruzzo ci risponde che non è intenzionata a fare la bonifica, cioè che bisogna aspettare che la provincia con una propria ordinanza individui il soggetto inquinatore, ma stiamo parlando di un'area fondamentale di pregio su cui il centro-sinistra si era impegnata per la valorizzazione turistica e soprattutto di un'area in cui è stato ritrovato cloruro di vinile che riguarda naturalmente gli idrocarburi e dei serbatoi. Lì c'era la vecchia gestione della ferrovia elettrificata a Pescara Penne che poi è confluita in GTM e poi ancora in TUA e la Regione Abruzzo è proprietaria di quell'area. È del tutto evidente che non essendoci fonti inquinanti esterne, quella è la causa dell'inquinamento e quindi non bisogna più aspettare. Tra l'altro l'assessore ci dice che sono passati 17 mesi, spetta la provincia a individuare il soggetto inquinatore e la Regione Abruzzo cosa ha fatto fino ad oggi? Voi siete preoccupati? Siamo molto preoccupati perché siamo preoccupati in generale quando c'è un terreno che è inquinato. È un terreno inquinato a due passi dal mare, lo ha detto anche il servizio igiene dell'ASL nella conferenza dei servizi, ma soprattutto ci preoccupa l'atteggiamento di questa giunta regionale che non sembra minimamente preoccuparsi di questa emergenza. Dov'è Giorgia Meloni? Questa è la domanda provocatoria posta dalla deputata del Movimento 5 Stelle Daniela Torto dopo l'incontro che ha avuto con i cittadini del villaggio Celdit di Chietiscalo stremati dalla situazione di degrado delle loro abitazioni. Non si è fatta attendere poi la replica di Fratelli d'Italia. Vediamo. Crediamo che non appena il Presidente Mattarella darà l'incarico di formare il governo all'onorevole Meloni, sicuramente uno dei temi più vicini a Fratelli d'Italia e alla maggioranza di centrodestra sarà quello del disagio sociale, ma ciò che mi meraviglia di più è proprio evidentemente che l'onorevole Torto dimentica che per 4 anni ininterrotti il Movimento 5 Stelle, prima con una maggioranza e poi con altre due, è stato ininterrottamente al governo di questa nazione. Quindi credo che prima di accusare l'onorevole Meloni si debba rivolgere ai suoi colleghi, ex colleghi ministri, ai suoi colleghi parlamentari, ai suoi colleghi consiglieri regionali per chiedere cosa loro abbiano realmente fatto in questi 4 anni. Per quanto riguarda Villaggio Celdit, che è una zona naturalmente molto calda di questa città, che noi conosciamo bene anche perché siamo di questa città, credo che le forze politiche tutte, come dimostrano le ultime elezioni comunali, sono vicine alle richieste delle persone tramite gli enti proposti e naturalmente tutto quello che lei lamenta può far presente al consigliere di maggioranza Luca Amicone. E su questo tema voi come opposizione cosa pensate di proporre e di fare? Allora, noi come opposizione naturalmente vogliamo distinguere quelli che sono gli alloggi di proprietà dell'ATER da quelli che sono alloggi di proprietà del comune. Per quanto riguarda l'ATER abbiamo naturalmente un rapporto diretto col presidente Tavani e quindi ci attiveremo immediatamente per capire qual è lo stato dei fatti. Per gli alloggi comunali abbiamo un'interlocuzione diretta con l'assessore Raimondi, il quale ci ha assicurato di aver intercettato dei fondi e capiremo se ce ne sono altri tramite il PNRR a livello nazionale colloquiando in maniera diretta con i nostri parlamentari. Cercheremo naturalmente di intercettare il più possibile per dare le risposte concrete ai cittadini che l'onorevole Torto chiede. Andiamo ancora avanti, tra qualche giorno inizieranno i lavori al Parco Giochi Le Vele di Montesilvano, proprio sulla riviera della città, dove alcuni giochi per bambini sono stati usurati dal tempo. La riqualificazione dei parchi riguarderà anche altri polmoni verdi della città, come dice ai nostri microfoni l'assessore Alessandro Pompei. Prosegue la riqualificazione dei parchi cittadini da parte dell'amministrazione di Montesilvano. Vi state concentrando in questi giorni sul Parco Le Vele, dove alcuni giochi sono un po' datati e necessitano di una ristrutturazione.
Diciamo che a seguito di alcune segnalazioni che ci sono pervenute dai cittadini stiamo attenzionando proprio in queste ore il parco Le Vele, dove si sono verificati alcuni danneggiamenti su alcuni giochi per i più piccoli. E abbiamo già fatto un sopralluogo con un'impresa e credo che già, forse da domani ma sicuramente entro l'inizio della prossima settimana, interverremo per ripristinare uno stato di sicurezza innanzitutto per i fruitori del parco. Penso che sia anche abbastanza inutile creare del facile allarmismo. È normale che i parchi fortunatamente vengono utilizzati da tantissime persone, soprattutto ragazzi, ed è normale che magari l'usura o la poca attenzione da parte di qualcuno di questi nel lungo periodo possa portare a qualche danneggiamento, però pensare che sia stato un atto vandalico mirato e consapevole mi sembra un po' esagerato. Oltre a questi interventi di chiamiamo piccola manutenzione che andiamo a fare periodicamente laddove necessario, stiamo portando avanti anche un intervento più significativi anche su altri parchi. E negli scorsi mesi abbiamo riqualificato in maniera importante sia il parco Giovanni Paolo II con l'installazione di un'area giochi per bambini nuova, con dei giochi accessibili, una pavimentazione antitrauma. Abbiamo fatto altrettanto anche al Parco della Libertà, dove abbiamo realizzato anche un percorso fitness di ultima generazione davvero molto bello. E adesso abbiamo in programma due interventi di riqualificazione, uno che si realizzerà a breve sul parco di Resta in via Mincio e a seguire andremo ad intervenire nel parco Pertini di via Salieri. Andiamo ancora avanti con il nostro telegiornale. Presentata in prefettura questa mattina Pesgara per la legalità, con l'obiettivo di promuovere proprio nella città di Pescara due giornate, sabato 22 e domenica 23 ottobre, all'insegna dello sport, della legalità e della salute. Avvicinare le istituzioni ai cittadini, questo è l'obiettivo del progetto Pesgara per la legalità presentato questa mattina in prefettura. Come ha spiegato il prefetto del capoluogo adriatico Giancarlo Di Vincenzo, l'obiettivo di questa iniziativa, che coinvolgerà i giovani e gli studenti pescaresi, è quello di far interagire il mondo dello sport con la cittadinanza e le istituzioni, oltre alle varie forze dell'ordine che aderiscono al progetto fortemente voluto dal prefetto di Pescara, che ha parlato di una iniziativa di cultura istituzionale. Pesgara è nata da un'idea lanciata dal colonnello Antonio Caputo, comandante provinciale della Guardia di Finanza. L'obiettivo è quello di rompere la distanza tra cittadini e istituzioni, e si inserisce nel solco di quelle iniziative che abbiamo già portato avanti nell'ambito del tavolo delle periferie, cioè farci vedere in città e in provincia. Ringrazio le associazioni che hanno collaborato. La peculiarità di questa iniziativa di mettere in campo diverse tematiche, quella della legalità, come dicevamo poc'anzi, della vicinanza cittadini e istituzioni, e anche quella della prevenzione dal punto di vista della salute. Avete avvicinato in questa iniziativa tutte le forze dell'ordine? Grande partecipazione da parte di tutti, lo stesso percorso che seguirà la competizione cercherà di toccare le sedi istituzionali di tutte le forze di polizia e delle istituzioni. Legalità è innanzitutto un patrimonio di tutti i cittadini, quindi le istituzioni sono al servizio dei cittadini e la legalità si costruisce partendo dall'apporto di ognuno di noi. Cerchiamo di lavorare, di portare avanti iniziative come queste. Siamo arrivati alle pagine dello sport, apriamo con il calcio per parlare del Pescara. Dopo il pareggio di ieri allo stadio Partenio Lombardi di Avellino con il Giuliano, e proprio con la divisione della posta di ieri, la formazione biancazzurra perde contatto dalle due battistrada, soprattutto dal Catanzaro e dal Crotone giallorossi di Vivarini, che ora sono a più 5. Sulle testate nazionali però si parla in queste ore dello scambio di persona in occasione dell'espulsione del difensore del Pescara Milani, che salterà la gara di sabato prossimo all'Adriatico tra i biancazzurri ed il Cerignola. Sarà assente anche Brosco, anche lui per squalifica. Vediamo il servizio.
sta facendo discutere il caso della espulsione del difensore biancazzurro Milani, avvenuta ieri al 12° minuto del primo tempo del match di Avellino tra Giuliano e Pescara. Il direttore di gara Ubaldi di Roma 1 decreta un calcio di rigore ai campani per l'atterramento di Piovaccari, ma l'autore del fallo è Brosco, non Milani. Anche su siti di rilevanza nazionale si discute sul fatto che possa essere considerato o meno un errore tecnico, tanto da comportare anche la ripetizione della partita. Ipotesi che non sembrano però concrete. L'errore clamoroso del direttore di gara c'è e resta. Come è stato possibile lo scambio di persona? Nel rivedere le immagini si nota come l'arbitro sia molto vicino all'azione e si nota anche come al momento del fischio indichi il dischetto del rigore che è lì nei pressi e lo guardi pure. Subito dopo rialza lo sguardo e trova davanti a sé, seppur un po' distante, proprio Milani con una espressione interdetta, quasi tra virgolette colpevole, mentre Brosco, autore del fallo, si trova più di lato, affiancato da Mora e da altri compagni che accennano una timida protesta. Una dinamica particolare che ha indotto il direttore di gara all'errore. Può configurarsi come errore tecnico? Probabilmente no. Pur avendo sbagliato persona, l'intento dell'arbitro è quello di espellere un calciatore. Un errore che è una clamorosa svista, assimilabile per esempio ad un gol concesso ad una squadra a dispetto di un chiaro fuorigioco. Non per questo una partita viene ripetuta. Il caso di errore tecnico per antonomasia circa i provvedimenti disciplinari è la mancata espulsione di un calciatore per somma di ammonizioni. Una squadra che dovrebbe avere l'uomo in meno continua a giocare in 11. In quel caso l'errore tecnico si configura e passa comunque per l'ammissione dello stesso direttore di gara. Non resta tuttavia che attendere il referto di Ubaldi e quello che deciderà il giudice sportivo. Lo stesso allenatore Colombo, nell'analisi del match, seppur sollecitato sull'argomento, ha comunque deciso di restare molto sull'andamento della partita. Sostanzialmente, se noi guardiamo, alla fine c'era rigore e non so quanto espulsione, dipende come ha valutato lui. Lui su questo non si è espresso, l'arbitro. Ha parlato di chiara occasione da gol. È una valutazione che poi anch'io dalla mia postazione faccio fatica a giudicare. Poi ci sono stati altri episodi, però ripeto, ci sarà qualche persona addetta dalla società a parlare della società e io cerco comunque di continuare nella mia linea sapendo che diciamo qualche torto c'è stato, però pensiamo dalla parte tecnica, sotto il profilo tecnico, a valutare bene la prestazione. Ci sono diverse aree positive per quanto riguarda la squadra e anche qualche piccola area di miglioramento come sempre. Siamo al calcio di Serie D e sono Pineto ed Avezzano, le due abruzzesi nel trio di testa del girone F. Biancazzurri squadra del momento, Marsicani al sesto risultato utile consecutivo, si rilancia il Chieti nel derby di Notaresco e mentre proprio Notaresco e Vastese sono le due abruzzesi che vivono un momento difficile. Ci dice tutto nel servizio Jacopo Forcella. Un Pineto maturo e consapevole e un Avezzano che comunque mantiene la vetta a 3 della classifica. La settima giornata del girone F restituisce alla Serie D un trio al vertice con 2/3 di Abruzzo e il Fano vittorioso all'Aragona senza pubblico. Partendo dall'alto, chi si aspettava che dopo la scorpacciata di San Benedetto del Tronto il Pineto potesse distrarsi contro il Monte Giorgio è rimasto deluso. Prestazione solida dei biancazzurri, Maio conferma col gol di testa che lì davanti segnano tutti gli interpreti e i 3 punti messi in cascina sono il segnale più evidente che questa squadra questa volta fa davvero sul serio per la vittoria del campionato. Il Monte Giorgio recrimina per il contatto antichi domizi e Albanesi perde la testa rimediando un rosso decisamente evitabile. Adriatici lanciatissimi con una difesa che non prende gol da 4 match e un attacco che anche cambiando fattori riesce sempre a trovare la via della rete. Rallenta l'Avezzano. Come ha detto anche Scorsini a fine gara, non la migliore interpretazione dell'anno per i biancoverdi al cospetto di un Termoli che seppur ancora fanalino di coda adesso è osso duro per chiunque. Carnevale, uno degli uomini più interessanti dei giallorossi molisani, traditi dal proprio estremo difensore Merelli, comunque autore di una prova di alto profilo sul piazzato di Zanon. Beffardo sì, ma non impossibile. La striscia positiva con 6 risultati utili consecutivi però rimane. L'attacco, nella giornata in cui Casolle è a secco, deve ancora trovare la continuità sotto porta. Tra Pineto e Marsicani, come detto, si inserisce il Fano anche grazie al blitz
di Vasto, nell'Aragona vuoto il sigillo di Tomassini nel primo tempo e l'ulteriore conferma che qualcosa in casa biancorossa ancora non gira. La squadra di Ferrazzoli ha il demerito di andare sempre sotto e nel pomeriggio, nel quale manca l'appuntamento col gol per la seconda volta in campionato, rimedia la seconda sconfitta in 7 uscite. Non sarà un caso che la Vastese, quando non segna, perde. Era già successo col Porto d'Ascoli. Lo stop e le decisioni arbitrali di Piero Marangone di Udine fanno andare su tutte le furie il presidente Franco Bolami, che riflette sulla capacità di questa squadra di essere di alto lignaggio così come è stata costruita. La posizione del tecnico è comunque sotto osservazione. I 7 punti in 7 gare sono davvero una miseria. Peraltro, domenica prossima non ci sarà Busetto squalificato, ma in generale l'unico pomeriggio buono finora è stato quello con il Roma City, decisamente troppo poco per una Vastese costruita per i piani alti e che adesso si arrabatta nelle sabbie mobili di una classifica molto pericolosa. Le altre due, Notaresco e Chieti, si affrontavano nel pomeriggio del Savini. A sorridere sono solo i neroverdi e Corrado Cotta. Lo squillo di Palmisano a un quarto d'ora dal triplice fischio scuote l'inerzia di una gara che il Chieti aveva controllato maggiormente, ma che non aveva regalato grandi emozioni. I 3 punti peraltro in uno scontro diretto in trasferta non sono certamente la panacea di tutti i mali, ma aiutano il Chieti a lavorare più serenamente, considerato che domenica all'Angelini arriva il Nuova Florida, avanti di un punto rispetto ai neroverdi. Problema del gol invece, che rimane in casa Notaresco ancora secco davanti nella giornata in cui mancava Grauberg e con Bernasconi che continua ad allenarsi in prova. L'esperimento di Alessandro Gelsi centravanti è durato un tempo, ma più in generale si corre il rischio con una rete presa di non riuscire più a risalire la china. È successo già col Cinzia Albalonga, è successo anche domenica. Solo con la Vigor Senigallia il Notaresco è riuscito a rimontare e sorpassare prima del pari definitivo. Indicazioni e lavoro da fare in vista di un altro scontro tutto abruzzese, perché domenica al Savini arriva proprio l'Avezzano. E ora parliamo del campionato di promozione, perché con un gol su punizione di Domizio nel primo tempo il Penne fa suo il derby di Pianella e si rialza dopo la rocambolesca sconfitta con il Città di Teramo. Ascoltiamo nel prossimo servizio le impressioni del 91esimo. Diciamo che nelle ultime partite abbiamo fatto delle ottime prestazioni e mancava solo il risultato, e oggi finalmente è arrivato. Non è stata una partita facile perché sapevamo il valore della squadra avversaria, però noi abbiamo preparato la partita in modo perfetto come sempre, e purtroppo qualche episodio, se no già nel primo tempo si poteva andare a riposo con un margine diciamo più largo. Adesso si pensa alla prossima partita e vogliamo fare bene come abbiamo fatto col Fontanelli in casa. Peccato che col Teramo non meritavamo la sconfitta, ma un pareggio sarebbe stato il risultato giusto. Perso una partita che tutto sommato si poteva portare tranquillamente a casa con un pareggio, visto quello, per quello che si è visto durante la partita. Abbiamo avuto le nostre occasioni per pareggiarla, non abbiamo sfruttate e andiamo a casa con una sconfitta. Adesso ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo già alla prossima partita. Prossima domenica con l'Elicese, un'altra partita dove assolutamente dobbiamo andare a centrare un risultato pieno contro una squadra che è ostica, squadra di categoria, ma noi non ci possiamo permettere il lusso di non fare il risultato, quindi andremo là convinti di fare la nostra partita e di portare a casa un risultato positivo. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6, vi ricordo le prossime edizioni del nostro telegiornale alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito dalla nostra redazione, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.